ricordare che la stagione ufficiale, cioè, ragazzi, la stagione in collaborazione con la stagione si chiamano ragazzi, guarda, non è che la stagione si chiamano la stagione dei concerti del campus, il campus internazionale di musica in collaborazione con la stagione, c'era impiegato la possibilità di riattivare la programmazione della stagione teatro e di danza continua. Queste sono cose che mi ricordo. Ovviamente migliaia di utenti e migliaia di persone che lavorano anche nel teatro, nella musica, nella danza, che rimarranno senza lavoro. Che alternativa trovate a proposito? Allora, questo per adesso è solamente un rischio. E speriamo che non sia mai così come gli abbonati della stagione ufficiale. A giugno le gelaterie hanno già aperto e hanno già assunto praticamente chi dovrà lavorare per l'anno. Gli operatori, noi personalmente abbiamo già firmato i contratti con le nazioni, già firmato i contratti con gli sponsor commerciali, già firmato i contratti con gli sponsor tecnici, già preso i quanti gli accordi, per esempio con la programmazione ministeriale, oltre che con. Ora, per quello che riguarda il teatro, ragazzi, non c'è nessun problema, perché riusciremo senz'altro a garantire il servizio. Quello è un servizio che noi svolgiamo, che ha un profilo, quindi sicuramente sarà garantita la programmazione. Ragazzi, ci stiamo già muovendo, capiremo se qua parzialmente in questa struttura, capendo quali sono i tempi, o in una struttura altrettanto grande. Però la programmazione del teatro, ragazzi, è più semplice. Quello che mancherà sarà l'utilizzo, quindi il servizio alla persona. Mancherà l'utilizzo di una struttura che deve essere una struttura di cambiamento. Che manchi, avendo investito quello che ha investito la Chiesa, cioè 30 miliardi di lire, oggi, semplicemente per incapacità, incompetenza, scelleratezza. L'idea del teatro tenda è un'idea praticabile? Non è un'idea che mi entusiasma, potrebbe essere un'idea per cui, però innanzitutto tengo presente il fatto che qualsiasi cosa come quella prevede la necessità di un investimento. Allora, a quel punto, secondo me, bisogna ragionare e capire se c'è una cifra disponibile, come poterla investire. Così ci sono, a mio avviso, delle soluzioni anche alternative. Innanzitutto va fatta una riflessione seria sugli spazi che ci sono, ad esempio appartenenti la sala del teatro Bonchieri, la sala di Vittorio, ma anche lo stesso teatro moderno, spazi alternativi nelle scuole. Insomma, c'è prima da riflettere su questo, capire quali sono le priorità e che cosa può essere dislocato in spazi diversi. Però su questo mi sento di dire perlomeno la disponibilità in termini di impegno a questa amministrazione comunale, seppur commissariale, almeno in termini di interlocuzione con le altre istituzioni, quindi la creazione di un coordinamento, di un tavolo di lavoro, di un tavolo istituzionale, capire però che questa è un'emergenza, per un servizio che viene a mancare e che è per degli operatori che rischiano dal punto di vista economico e professionale la loro intervenire ad essere pragmatici. Quella del teatro tenda non è una soluzione pragmaticamente percorribile.